Il sogno della grande Firenze è realtà, almeno dal punto di vista turistico. Feel Florence è la nuova app nata dalla partnership fra gli uffici turismo del Comune di Firenze, della città metropolitana e dell'ambito turistico fiorentino, che sommata al portale guiderà turisti e cittadini verso itinerari insoliti nella città di Firenze e nei suoi quartieri e nei comuni dell'area metropolitana. Un modo per permettere ai turisti e agli stessi cittadini di conoscere sempre di più il territorio, promuovendo un turismo più sostenibile e che sia aggiornato con gli eventi e le iniziative presenti. È un'app particolare perché riguarda un territorio più vasto, non solo Firenze ma l'ambito turistico fiorentino, e poi arriveremo anche a tutto l'ambito metropolitano con nuovi itinerari, nuovi percorsi e una redazione diffusa. Questo aspetto è particolarmente importante perché questo portale e questa app non saranno gestiti solo dall'ufficio turismo del Comune di Firenze, ma da ogni singolo ufficio dei 18 comuni dell'ambito turistico fiorentino. Ecco, è il primo passo sul turismo, grazie al digitale, che compie la grande Firenze. Un'applicazione ed un portale web che quindi non guardano soltanto a Firenze come il centro del mondo turistico, ma come il cuore pulsante dal quale si snodano importanti itinerari verso altre realtà metropolitane e viceversa. Per il momento sono 18 i comuni metropolitani coinvolti nel progetto: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline in Cisavaldarno, Firenze in Pruneta, La Strassigna, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia. Credo che completino un'offerta turistica in un momento difficile, non ci sono e non ci devono essere contrapposizioni, ci deve essere un lavoro sinergico per dare delle offerte diverse, per un turismo che sta cambiando, vuole cambiare, e noi dobbiamo essere pronti al passo con i tempi, perché il turista vorrà sempre visitare Firenze, giustamente vorrà sempre visitare Firenze e le sue bellezze, ma magari sarà ancora più attratto da un altro patrimonio di verde, di enogastronomia, che è alle porte di Firenze, che è costituito da tutti gli altri comuni dell'area. La piattaforma web feelflorence.it andrà a sostituire l'attuale sistema di firenzeturismo.it. Saranno esposti tutti i contenuti ufficiali del turismo dell'area metropolitana, partendo dal comune di Firenze e dai comuni dell'ambito turistico fiorentino e introducendo via via i contenuti dei comuni del territorio metropolitano. Il sito web è strutturato per accompagnare il turista dall'organizzazione del viaggio alla scelta degli itinerari e poter reperire tutte le informazioni utili, dalla mobilità alle strutture ricettive e molte altre cose. È presente una sezione download interamente dedicata a guide tematiche, mappe, video ed altri strumenti multimediali da scaricare gratuitamente. Importante anche il lavoro svolto dalla Regione Toscana. Ringrazio davvero prima di tutto i Cecilia, ma anche i sindaci della città metropolitana, che hanno compreso lo spirito del testo unico del turismo. Nato in un momento d'oro rispetto alle difficoltà di oggi, ma con il presupposto che la Toscana dovesse raccontarsi in tutte le sue eccellenze e in particolare Firenze, l'area fiorentina e metropolitana, potessero dispiegare appieno le loro potenzialità, facendo un'opera di promozione non solo del quadrilatero, del centro storico di Firenze, ma anche di tutto il contesto che sulle colline di Firenze racconta l'eccellenza della nostra storia e del nostro paesaggio.